Xiaomi è la compagnia del nuovo Mi Router Pro. Sì, perché Xiaomi è una company che sta sviluppando un sacco di prodotti, parliamo di diffusori, di fragranze per la casa, di purificatori d'aria, speaker, chi più ne ha più ne metta, sono tutti oggetti connessi, e allora si ha bisogno di un router in grado di mantenere connessi tutti questi dispositivi, ed è proprio questo il motivo della realizzazione di questo nuovo Mi Router Pro, un router in grado di creare una connessione wifi 802.11 AC che offre anche al suo interno, in una delle due versioni in cui è stato annunciato, uno storage di 8 terabyte. In questo modo possiamo ad esempio registrare tutti i video del nostro sistema di videosorveglianza direttamente all'interno del router, come anche farlo funzionare come se fosse un NAS, e appunto inserire al suo interno, registrare al suo interno tutti i contenuti multimediali di cui abbiamo bisogno, e da poter fruire poi ad esempio sulla nostra TV oppure sul nostro notebook, o perché no, anche dal nostro smartphone. Un router che offre anche una porta USB 3.0 in grado appunto di trasferire dati dal router e verso il router. Il pezzo forte della conferenza stampa di questa mattina di Xiaomi qui al CES 2017 è stata sicuramente la nuova serie di TV. Siamo arrivati alla quarta serie, quindi Mi TV 4, un televisore che ha come caratteristica principale quella di essere veramente molto sottile. Parliamo di soli 4,9 mm e oltre ad essere sottile è anche modulare. Già, perché come possiamo... molti di voi magari già sapranno, la gran parte del prezzo di un televisore sta nel pannello, circa l'80% del costo di un televisore sta nel pannello, mentre il restante 20% è appunto il costo del processore e del software, di tutto quello che sta dietro, tutto quello che muove questo pannello. Quindi Xiaomi ha pensato bene di rendere questo televisore portare, quindi di dare la possibilità ai propri utenti di aggiornare, qualora fosse necessario, solamente la parte contenente il processore, la motherboard e tutto quello che comanda il nostro televisore, e quindi di risparmiare un sacco di soldi nel momento in cui vogliamo aggiornare il nostro TV di casa. Compreso nel prezzo del Mi TV 4 da 65 pollici, che dovrebbe costare intorno ai $2000 per quanto riguarda il mercato cinese, c'è anche la nuova soundbar che risponde agli standard del Digital Dolby Atmos.